Bene, diamo il benvenuto al consigliere Maiuri. Benvenuto al dopo consiglio comunale. Grazie. Consigliere, allora, quali sono stati questi punti all'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale? Paride, se mi consenti, innanzitutto mi volevo complimentare con te per questa nuova rubrica, perché credo essere un servizio alla comunità, considerato che i consigli comunali a Policoro sono consigli fiume. È chiaro che una rubrica di questo tipo consente in pochi minuti alla città di conoscere quali sono stati effettivamente gli argomenti in trattazione. Che Allora, noi ormai i abbiamo. consiglieri durano anche più giorni, ormai. È Sì, ormai sì, diventata una siamo. fiction. Policoro alla ribalta, si vuole caratterizzare per qualcosa e si sta caratterizzando per questo. Abbiamo finito il consiglio comunale di giorno 25 alle ore 2:30 circa. È successo di tutto. 25 gennaio viene convocato un consiglio comunale per dibattere sostanzialmente quattro punti. Le dimissioni dell'assessore Cacciatore, Teresa Cacciatore, perché siamo arrivati ormai al 25 febbraio, non c'era stata nessuna comunicazione da parte dell'amministrazione in carica. Una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, che adesso vi argomenterò. La CNAPI, tecnicamente la Carta Nazionale dei Siti Potenzialmente Idonei, quindi il no anche del comune di Policoro, e una delibera di consiglio sulla convenzione della CUC. Provo ad argomentare i punti, se me lo consenti, Paride, come vuoi che facciamo, andiamo avanti Sì, con i lavori. quindi ci sono stati anche temi caldi come insomma, la sfiducia del sindaco. Come è andato a finire quindi? Che cosa è successo? Sì, inizierei dal punto 1, che appunto era la trattazione delle dimissioni della Cacciatore, perché noi siamo arrivati sostanzialmente ad un mese dalle dimissioni, ma non avere visto una comunicazione da parte del sindaco né sul sito istituzionale né da nessuna parte. Addirittura nel Consiglio del 25 abbiamo perso la prima mezz'ora a cercare di convincere l'amministrazione a rendere partecipi il Consiglio della città rispetto alle deleghe. Ma voglio dire, è lapalissiano che quando un assessore si dimette, le deleghe tornano nelle mani del sindaco, deve essere il sindaco a partecipare al consiglio. Purtroppo qui accade di tutto e quindi abbiamo dovuto convincere a farci questa comunicazione ufficiale per poi arrivare a parlare nel merito e dunque della crisi di maggioranza in atto, perché siamo all'ennesima crisi di maggioranza dell'amministrazione comunale. E qui arriviamo al Ma punto. consigliere, ma è sempre lo stesso che si è dimesso in passato? Sì, l'assessore Cacciatore si era dimesso anche l'anno scorso, sempre nel mese di dicembre, e l'anno scorso parlava di una sola questione specificatamente ed erano le concessioni demaniali. Quest'anno è stato bandito un documento assai articolato e sostanzialmente verte sulla ingerenza di alcuni consiglieri nell'attività della Giunta. È una cosa assai grave che noi lamentiamo e facciamo notare sostanzialmente dall'inizio del mandato al sindaco Mascia. Cioè, ma voi noterete che girano per la comunità consiglieri che vanno sui cantieri, che interagiscono con le ditte, cioè cose che succede veramente di tutto. È una cosa che purtroppo va avanti da tempo, il sindaco gliela consente, e questo porta alle criticità che vediamo. Quindi Dicevo, cos'è arriviamo così. successo? Sì, stavamo dicendo. Dicevo, arriviamo così alla mozione di sfiducia. Sfiduciamo il sindaco, proviamo a sfiduciare il sindaco nella consapevolezza che la mozione non sarebbe mai passata per un discorso tecnico. Abbiamo però comunque inteso portarla in consiglio comunale perché in quella sede volevamo far emergere chi spesso fa il doppio giochista. E mi riferisco a quello che è stato l'atteggiamento del consigliere Ranù, perché in alcune questioni ha cercato di essere incisivo rispetto ad alcuni indirizzi, però poi quando c'è da sostenere la maggioranza la sostiene sempre e comunque. E con questo arriviamo anche scusami se anticipo, anche quello che è stata poi la seconda convocazione del Sì. Consiglio Comunale. La stessa sera del 25 siamo arrivati alle 2 di notte circa, il consigliere Ranù, anziché dare comunicazione all'Assisi, io sono intervenuto per prima e ho dichiarato che mi sarei assentato da quel punto specifico per un discorso politico. L'ho dichiarato perché in politica così funziona, ci si dichiara sulle questioni o sulle tipologie di intendimento sulla votazione da porre in essere. Ranù semplicemente si sfila e se ne va.
facendo così venire a mancare il numero legale alla maggioranza, che non poteva andare avanti con i lavori consiliari, e dunque si è dovuti andare in seconda convocazione. La seconda convocazione, appunto, è stata ieri, in data 27. Cosa succede ieri? Nel frattempo, Ranù capisce che non è più il caso di scappare, perché non sarebbe passato il punto, perché non avrebbe avuto i numeri, e quindi intende rientrare, no? Cercando di fare anche cercando anche di, come voglio dire. Ma consigliere Maiuri, ma Ranù che cosa vuole fare da grande? Come mai vuole stare con un piede di là, un piede di qua? Perché questo comportamento? Ma Ranù ha un agire che sembra essere quello di volersi sfilare dall'amministrazione Mascia, cioè non ne condivide i metodi rispetto a moltissimi temi. Lo ha dimostrato con i concorsi, lo ha dimostrato con l'immondizia. Però quando poi c'è da rischiare di andare a casa, Ranù piega la testa e dice sì a tutto quanto, si fa Ma scendere come per mai solo conseguenza. adesso questa cosa? Come mai succede solo adesso? Perché mancano pochi mesi ormai alle elezioni? Ma ormai siamo alle porte della fine del mandato, manca poco più di un anno. Io sono del parere che questa amministrazione arriverà a fine mandato, però non mancheranno negli ultimi mesi chi cercherà di scappare, di fuggi fuggi, l'ho detto dall'inizio del mandato, perché un'amministrazione che si tiene insieme con lo scotch, così come è stato per questi lunghi anni, è chiaro che c'è chi prende le distanze. È successo, guarda, è successo, pare che tu segui i consigli comunali, ma anche la comunità, perché vedo che all'indomani dei consigli in città tutti quanti parlano del consiglio, quindi penso che le attività vengano seguite. Tutti i consiglieri comunali che siedono in maggioranza, tranne la forza del PD, tutti hanno fortemente additato l'operato Masch, tutti, sia consiglieri che assessori. Cioè Ranù ha contestato Mascia. Vitigneri, insieme a Maranù, ha contestato Mascia, la Carretta ha contestato, insieme alla Prestera che sedevano in consiglio comunale e allo stesso Carrera, hanno contestato fortemente Mascia in quel periodo che erano tornati in minoranza. Purtroppo noi Ricordo, viviamo con il ricordo, ma voto. tutti contestano Mascia, però Mascia è ancora lì. Sì, perché nessuno vuole andare a casa, si tengono insieme solo per non andare a casa. Il problema è che a farne le spese davvero è la comunità, perché noi nel 2020, i comuni in generale nel 2020 sono stati destinatari di fiumi di denaro, e un'amministrazione che lavora in tal maniera e che non trova una quadra all'interno della loro geografia politica, è chiaro che non può dedicarsi alle attività della comunità e invece pensa a litigare e facciamo consigli comunali sostanzialmente di questo tipo. Io vi farò vedere che nei prossimi mesi non faremo più consigli comunali, perché nella mozione di sfiducia loro avevano 9 numeri, cioè i loro numeri sono pari a 9. Se si ammala un consigliere, cioè è il sindaco che salva se stesso, perché serve il 50% più 1, ossia 8 più 1, ossia 9. È il sindaco che salva se stesso. Un singolo consigliere che non concorda l'operato della giunta o del consiglio o del sindaco, non si va da nessuna parte. Ma Cioè, sostanzialmente, a pochi giorni. se non ricordo male, consigliere, anche la passata amministrazione verso la fine si manteneva con uno, come dice lei, no? Ma qual è la differenza? C'è È una vero. differenza? Ma sostanzialmente, da un punto di vista politico, no, non c'è differenza. Non c'è differenza perché un numero è sempre un numero, ma con l'amministrazione passata il gruppo consiliare dissidente era uno ed è sempre rimasto uno, sostanzialmente. C'è stato anche qualche frizione altra con altri gruppi consiliari, però gli assessori rimasero all'interno della giunta e il gruppo consiliare fece un percorso diverso. Quindi era In un questo gruppo caso, compatto, invece, diciamo, in linea di massima. era un gruppo più omogeneo di questo, compatto non lo è stato, tant'è vero che voglio dire, ci sono state delle criticità importanti anche nella passata amministrazione, tant'è vero che anche argomenti importanti come il regolamento urbanistico sono stati approvati con numeri risicati, ma non ne voglio fare nemmeno un discorso di paragoni, nel senso che questo probabilmente è una cosa che farebbe la maggioranza.
a me non interessa l'amministrazione passata che è stata quella di Leone piuttosto che quella attuale che è Di Masci. Io ne faccio un discorso di comunità. Quando una maggioranza non è granitica sulla visione di città, accade che non si lavora per la comunità, ma si lavora per la tenuta della propria sopravvivenza. Quindi, La consigliere, differenza se lei ci dell'amministrazione sta passata dicendo e che questa amministrazione. l'unica Un attimo. preoccupazione di Se questa posso, se posso amministrazione è solo solo finire. di mantenere il posto. Ma assolutamente sì, ma è stato ampiamente dimostrato nel tempo. Cioè, un'amministrazione che non ha i numeri deve avere il coraggio e la schiena dritta di dire o troviamo una quadra o ce ne andiamo a casa. Questo non è mai stato fatto. Quando si dimise, quando fu defenestrato, perché fenestrato fu il gruppo di Marrese, Marrese si dimise per la defenestrazione del suo gruppo e Marrese rientrò agli ultimi secondi dello scadere del 20° giorno. E trovarono una quadra che era sostanzialmente una quadra di comodo per entrambi, nel senso che Marrese non amministrerà più una volta che finirà questa amministrazione, lo sa benissimo. Masci non voleva andare a casa per un discorso personale, perché è legato alla politica. Sono fatti suoi, ma il problema, ripeto, è che a fare le spese è la comunità. Se mi consenti solo un attimo, torno sul discorso di prima, perché non voglio sembrare che sfugga alle domande, rispetto alla differenza tra questa e la passata amministrazione. La passata amministrazione aveva delle, avevano c'era chi aveva dei sassolini nelle scarpe e quindi poneva delle questioni politiche. Qua c'è un discorso, alcuni qua si pongono, con questa maggioranza si pongono su questioni di interessi. Io vi invito, ma ho invitato anche gli esponenti del Consiglio a fare caso ad una cosa importante. Questa amministrazione, quando c'è da muovere soldi, si muove veloci. Se c'è da mettere mano al patrimonio preesistente, perché c'è semplicemente da rimetterci mano, perché c'è da aggiustarlo, non si muovono perché non c'è interesse economico, perché non hanno l'interesse a muovere un qualcosa che non porti un vantaggio. Un vantaggio, non parlo di, non dico che rubano, attenzione, parlo di vantaggi elettorali. Questi vogliono dare incarichi, progettazioni, lo dico e lo dico e lo ridico. Io vi invito a vedere Piazza Roma come è finita. Piazza Roma è una piazza importante della città. Ospita un certo numero di attività economiche. Quante volte abbiamo lamentato anche con te, Paride, quella che è la situazione in cui versa Piazza Roma? Quella fontana, ma è ridicolo, siamo diventati ridicoli con la fontana. Con la fontana di Piazza Roma è diventata più ridicola dei consigli comunali Fiumi a Policoro. Ma potete vedere tutte le piazze a Policoro che sono state ormai lasciate in completo abbandono, i giardini murati, Borgo Casilini, tutto quanto, perché la manutenzione non porta a nulla, non muove progettazione e non porta a casa risultati politici. Tra l'altro Piazza Roma, consigliere, è in situazioni veramente critiche, o ricordo male? A Piazza Roma è in condizioni indecorose, è in condizioni assolutamente indecorose. Quante volte Ma abbiamo affrontato la questione? Dicevo, è scusa, stata quante fatta volte qualche abbiamo. riparazione, qualcosa? O... Ma no, ma no. È stato fatto un rilievo ispettivo da parte dell'ufficio tecnico perché sollecitato dai vigili del fuoco, ma anche da noi stessi, pari. Se ti ricordi, solo io e te avremmo fatto 3-4 interventi su quell'area e c'è una relazione. Io C'è una posso far relazione. vedere nel frattempo le immagini del tetto di Piazza Roma, che è un po' Sotto è malandato, non so se peggio. si... Sotto è questa è la peggio. Sì, parte di si vede, sopra che pare. Sì. si vede bene, insomma, consigliere, non so, si vede bene che è tutta bucata. Paride, con questo strumento nuovo potremmo fare delle grandi cose per dimostrare un certo numero di situazioni alla comunità. Perché quando qualcuno eccepisce su Facebook o per strada, non lo fa mai parlando di questioni e di atti. Siccome a me piace parlare sempre con fatti ed atti, con questo strumento io penso che potremo fare grandi cose per rendere delle verità oggettive alla comunità, sempre oggettive e documentate. Si vede anche, insomma, che cresce tranquillamente l'erba sul tetto perché ormai è talmente malandato. Cosa ci dice? Che non c'è copertura. Non c'è copertura e Se quindi sopra cresce l'erba, immaginate cosa succede l'acqua sotto. Ci sono. scorre tale quale sotto praticamente. Esattamente, Paride, esattamente. Ma stiamo parlando solo di una delle piazze. Ma voglio dire,
E per andare a specificare dovrei. il concetto che non c'è affezione, no, alla manutenzione del pubblico patrimonio, ma invece c'è una grande attenzione laddove ci sono le progettazioni, laddove c'è interesse, laddove ci si può muovere, laddove ci sono le varianti in corso d'opera, e là c'è interesse. Questa è una Bene. differenza tra l'attuale e la passata amministrazione. Questa è una differenza importante. Poi l'amministrazione passata ha commesso una serie di errori che non ci siamo mai sottratti dal Vabbè, lamentare, è insomma. inutile tornare su queste cose, anche perché l'attuale amministrazione è Bravissimo. un'altra, porta il nome di Mascia. Ma tornando ai punti all'ordine del giorno, consigliere, Esattamente. Esattamente. cos'altro ci può raccontare? Come mai hanno suddiviso Il in più tempo. giorni? Ha un costo questo, Non diciamo, hanno suddividere in più suddiviso. giorni? Ha un costo per la comunità? Anche arrivo. Allora, stavo dicendo nella premessa, quindi arrivati circa alle 2:30 di notte, il consigliere Ranù, che non voleva argomentare quel punto, cosa ha fatto? Anziché fare delle dichiarazioni, nemmeno ha dichiarato l'abbandono dell'assis, semplicemente a spendersene è andato. Semplicemente. Di fatto facendo venire a mancare il numero legale alla maggioranza. Avendo abbandonato la minoranza, rimanevano in otto, sempre per il concetto che vivono con una persona, basta che un si ammala e il sindaco Masch non ha la maggioranza. Quindi sono dovuti andare in seconda convocazione giorno 27. Nel frattempo, anche quello che era stato io stesso, avendo dichiarato già nel Consiglio Comunale del 25, l'ho ridichiarato di nuovo nel Consiglio del 27, proprio per un'assunzione di responsabilità politica. Quindi praticamente quando siamo arrivati ad argomentare il punto, il consigliere Ranù, che è stato assente dalla videata per tutto il tempo, è rientrato quando si argomentava il punto ed ha dichiarato la sua volontà di approvare quel punto, sebbene già nell'intervento precedente avesse già posto delle questioni rispetto ad un articolo specifico che in verità favoriva maggiore trasparenza. Questo per dirvi che ancora una volta nelle riunioni di maggioranza questi non trovano la quadra. Ecco perché succedono queste cose in consiglio comunale. E torno alla tua domanda: costa qualcosa alla comunità? È certo, assolutamente sì. Finire il consiglio comunale nella seduta del 25 avrebbe fatto risparmiare alla comunità di Policoro un ulteriore consiglio comunale. Che significa pagare straordinari a chi ha partecipato, gettoni di presenza ai consiglieri, che sono irrisori, ma mettendoli insieme fanno la somma. Ma consigliere, una curiosità, ma anche i tecnici hanno un supplemento da questa presenza? Se I tecnici vengono sono, i te interpellati? se hanno supplementi economici, intendi i tecnici tipo, cioè, noi avevamo fino a qualche giorno fa c'era il LIS, no? La lingua dei segni. È chiaro che è un servizio che viene reso alla comunità. Oggi quel contratto è scaduto, ma è chiaro che se avessero reso il servizio ieri sera noi avremmo dovuto pagare anche il LIS. Un Certo. supplemento, diciamo, Se anche noi per quello. teniamo, ma se noi teniamo il dirigente fino alle 2:30 di notte, io penso che dobbiamo pagare lo straordinario fino alle 2:30 di notte, con i costi che ha la fascia notturna rispetto a tutto quello che concerne. Quindi i cittadini saranno contenti di questa gestione notturna di questa amministrazione Mascia. Poi sempre di notte, alle 2 di notte, come mai, consigliere? L'opposizione che cosa fa in merito? Non si lamenta, Ma non dice se niente. sono contenti, e che possiamo fare? E che possiamo fare? Noi l'unica cosa che possiamo fare è continuare ad essere persone serie, anche se veniamo alle 3 di notte, all'indomani mattina andiamo a lavorare. Questo facciamo. Io nello scorso consiglio comunale ho detto una cosa, ho detto ma non vorrei mai che ci sia qualche consigliere comunale, siccome dopo la mezzanotte scatta il giorno di riposo, ho detto non vorrei mai che qualcuno lo fa di proposito. Ma nemmeno questo può essere, non può essere nemmeno questo, perché andrebbe bene alle 12:05, come fanno in tanti comuni. A Policoro arriviamo alle 3, alle 4 di notte, è già successo. C'è proprio una cattiva gestione dell'assise comunale. C'è una cattiva gestione.
Ognuno prende la parola, fa quello che dice, si prende la parola più e più volte, si consentono agli assessori addirittura in violazione del regolamento e dello statuto intervenire successivamente al cessare della discussione e quindi durante le dichiarazioni di voto. Succede di tutto, a Policoro succede di tutto. Ma io penso che non siano questi gli argomenti davvero che appassionano la comunità. E Il quindi problema cos'altro serio ci è può la cattiva raccontare, gestione. consigliere? Il problema serio Paride risiede nelle cambiali, io lo dico da sempre, nelle cambiali che l'amministrazione paga per risolvere le crisi di maggioranza. Le cambiali Ma che queste cambiali quali l'amministrazione sono, consigliere? paga. Si sanno le cambiali quali E sono? quali sono? Le postazioni assessorili lo sono stati alcuni incarichi, lo sono stati. Oggi abbiamo nell'ultimo consiglio del 25, il sindaco ha detto che ha delle continue comunicazioni con il consigliere Agresti, che ha dichiarato a mezzo stampa di passare all'opposizione, ma sembra che stiano cercando di trovare una quadra. Che tipo di quadra troveranno? Quanto costerà questa quadra? Con che tipo di atto si concretizzerà? Staremo a vederlo. Una cosa è certa, che ogni volta che c'è stato un rientro in maggioranza, ci sono state delle cambiali forti, importanti, alcune delle quali la comunità sta ancora pagandole. Non dimentichiamo che il servizio di gestione rifiuti rimane ancora in proroga dopo 26 mesi, con una ordinanza ultima. Spero che qualcuno ci metta le mani su questi atti. Una ordinanza ultima che è stata Quindi, firmata il 20 consigliere, qualcuno dicembre dovrebbe scadeva. indagare su questa storia, consigliere. Assolutamente, ma io immagino di sì. Ci sono fiumi di denunce pubbliche da parte dei consiglieri comunali. Tante dichiarazioni sono state rese a verbale dalla stenotipia, tante dichiarazioni. Ma voglio dire, ma è la palissia. 26 mesi, 26 Consigliere, mesi però io per mi una viene in parte. mente, mi fa venire Chiedo in mente scusa, una cosa, consigliere. Paride, chiedo scusa. 26 mesi per un appalto in proroga, no? In affidamento diretto ad una ditta che non esisteva, era un costituendo RTI, si è costituito con atto notarile il giorno prima, no, scusami, il giorno dopo. Cioè, vale a dire, ci mettiamo d'accordo, mi dai l'incarico e poi mi vado a costituire. Siamo all'inverosimile. Siamo all'inverosimile. Ma consigliere, non so se Sapete lei quanto costi quel segue la servizio? trasmissione Non è l'arena. Beh, Mi capita. ultimamente hanno raccontato un fatto molto simile a questo e per molto meno, diciamo così, hanno indagato e la cosa è andata avanti. Come mai a Policoro ancora non si muove niente Ma no, su questo io non tema? direi che non si muove O forse niente, si sta muovendo e non sappiamo niente. io non direi che non Può si muove essere? niente. Paride, non direi che non si muove niente. La giustizia è lenta, ma arriva. Guardate, io faccio sempre l'esempio dello SPRAR. Lo SPRAR è stata una questione che ha portato a accapigliarsi tra maggioranza e minoranza. Molte questioni sono state eccepite a mezzo scritti. Quegli scritti, non c'è mai stata una denuncia fisica da parte della minoranza, ma rispetto alle continue sollecitazioni, rispetto alle dichiarazioni a mezzo stampa. Gli investigatori hanno acquisito gli atti e quel finanziamento è stato revocato. Semplice. Allora, aspettiamo, vediamo cosa accade in tal senso, insomma. Ma io ti dico, invece, non Il faccio gli fatto sta però auguri. che la spazzatura a Policoro, ormai la situazione si è incancrenita, o sbaglio, consigliere? Paride, ti dico la verità, per come sono fatto io caratterialmente, se domani la magistratura dovesse esercitare un qualcosa di forte, a me dispiacerebbe nei confronti degli amministratori. Io non auspico, non auguro che accada ciò, però mi Beh, rode. dispiace in che senso, consigliere? Se lei una volta mi ricordo che fece vedere una pendrive, no? Dove c'erano dei dati. Ecco, se non so io adesso, non ricordo bene, ma questi dati che c'erano in questa penna sono dati importanti, sono dati magari che si possono consegnare alle forze dell'ordine, di che tipo? Sì, Cioè, Paride, se c'è da fare un'indagine o sai un cosa? qualcosa. Perché non si interviene o Paride, ti qualcuno posso diciamo, non fa rispondere? Sì, qualcosa? sì, sì.
No, ti rispondo con un esempio e ti risponderò nel merito appena potrò. Quando da consigliere comunale faccio una richiesta rispetto a delle procedure in essere, l'amministrazione mi risponde e mi dice che non può darmi gli atti perché la fase è endoprocedimentale. Questo dice il legislatore e così chiaramente si comportano gli uffici. Di contro, che fine abbia fatto con la chiavetta? Non ti preoccupare, perché sono una persona seria. Quando dico una cosa, la faccio. Attualmente ho fatto avere a chi ho Noi siamo ritenuto qua, opportuno. consigliere, quando vuole raccontarci qualcosa, noi siamo Lo qua. vedremo nel tempo. Il discorso, però, ripeto, il mio auspicio non è che qualcuno passi guai, il mio auspicio è che le cose si facciano e si facciano bene. Quando parliamo della questione dell'immondizia, quante volte io ho dichiarato alla sua emittente Paride quelle modifiche contrattuali che ha voluto ma ha rese, no? Quando è rientrato in maggioranza, sono un tumore per questa comunità. Sono un tumore per questa comunità perché se da un verso hanno garantito lo spazzamento, dall'altro verso, no? Per cercare di equiparare il tutto, hanno rinunciato ad una serie di elementi. Quella serie di elementi andavano a determinare delle infrazioni a carico del gestore del servizio, cosa che oggi non si può fare più. Quante volte ho detto che abbiamo cucito addosso il servizio? Ma voi sapete che all'interno di quell'accordo, perché di accordo si tratta, no? Modifiche contrattuali in essere rispetto ad un affidamento affidato agli stessi patti e condizioni. All'interno di quelle modifiche o di quell'accordo che dir si voglia, c'è ad esempio la pulizia dei bagni pubblici giornaliera. Ma vi risultano che i bagni pubblici siano aperti? Sapete che nessuna sanzione mai, sismo, è tutto a posto, è tutto a posto. Non ci sono problemi. Abbiamo gli anziani, i nostri anziani, che vanno a fare la pipì dietro gli alberi, poveri. Povere persone che giustamente hanno problemi anche di tenere, no? Le proprie esigenze fisiologiche, cioè, è anche un discorso di morale, di dignità. Almeno non gli eccepisco quelli sotto Piazza Roma, ma almeno quelli di Piazza Dante, vogliamo aprirli. È sempre la stessa questione. Allora, Cosa gli consigliere, abbiamo se non eccepito? Mi ha... chiedevi prima cosa gli avevamo eccepito Sì. oltre all'immondizia nella mozione di sfiducia, perché l'abbiamo articolata in diversi punti. Gli abbiamo eccepito, ad esempio, il discorso della scuola e degli spazi scolastici. La scuola ormai è già aperta da settembre. Gli spazi scolastici, vi ricorderete tutti, si ricorderà lei perché ha seguito, ma i genitori sanno quello che hanno patito rispetto agli spazi scolastici. Siamo arrivati a febbraio, l'amministrazione ancora da quel punto di vista è assolutamente ferma. Parliamo di didattica a distanza, ma al Palaercolo non c'è wifi. Parliamo di didattica fatta in una certa maniera, ma all'Aldo Moro i bambini stanno con i giubbini addosso perché non c'è riscaldamento. Le cappelle gentilizie è un discorso che abbiamo già affrontato e mi piacerebbe riaffrontare Noi perché in passato l'abbiamo già affrontato, però è magari ci vorrei una ritornare io questione su questo delicata. argomento, consigliere. Assolutamente, è una questione delicata. E chi mi deve capire quando dico delicata? Capisse se non vuole avere rogne. È una questione delicata le cappelle gentilizie. Ultimamente, proprio qualche giorno fa, ho scritto all'amministrazione Paride per quanto riguarda un aspetto che mi è stato sollecitato dai commercianti, la TOSAP per gli ambulanti. Con i decreti ultimi, il legislatore ha inteso dare una mano agli esercenti, agli operatori commerciali. Tra questi interviene nuovamente il legislatore e dà la possibilità di ricomprendere anche gli ambulanti. Ho scritto all'amministrazione comunale, l'amministrazione sapete cosa ha fatto? Ha preso la mia nota e l'ha passata agli uffici. L'indirizzo è politico, gli uffici che devono fare? L'indirizzo è politico. Però qua si scapola, si rimanda agli uffici. Gli uffici sono intasati perché chiaramente patiscono anche il gravame di lavoro che si è accumulato nel tempo. Perché, ripeto, quando c'è ingerenza politica, quando c'è ingerenza politica, quando i consiglieri comunali, anziché fare i consiglieri e fare il controllo, fanno i gestori della cosa pubblica, ingerenza politica.
succede che anche gli uffici si bloccano. Io vedo sempre gli stessi consiglieri, sempre all'interno degli stessi uffici, che poi fanno i passacarte. Una Allora, pratica è passare, alla fine il consigliere la porta avanti. E gli consigliere, dico questo. siccome il tempo a disposizione purtroppo è finito, quindi ci dobbiamo salutare. Ma ovviamente, per chiunque voglia, diciamo, replicare, noi siamo qui, basta contattare Ionica TV e ci siamo per tutti, come è sempre stato, insomma. E ringraziamo l'associazione Cova Contro che ha messo a disposizione questa donazione per poter fare queste trasmissioni in streaming. E per chi volesse, insomma, può fare una donazione all'associazione che si occupa del territorio della Basilicata. Chi vuole, insomma, può andare a visionare il sito. Detto questo, consigliere, io mi aspetto, insomma, un suo contributo per altre tematiche e magari approfondiamo A qualche disposizione, altro. io ringrazio te ed auguro buon lavoro, Paride. Grazie, a presto, consigliere.